Siamo a Palermo, ci siamo incontrati con l'assessore alle infrastrutture, l'onorevole Falcone, che ci è stato vicino dall'inizio per quanto riguarda la vicenda del risanamento e dello sbaraccamento della città di Messina. Abbiamo consegnato tutta la documentazione che ci è stata richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza e finalmente si va alla fase operativa. Assessore, credo che siamo stati puntuali anche al programma che ci siamo dati. Ma io credo che noi non possiamo che esprimere vivo apprezzamento per l'azione del Comune di Messina, del suo sindaco Caterino De Luca, di tutti coloro che hanno posto in essere una delle più importanti iniziative amministrative, non solo degli ultimi 50 anni potremmo dire, che è quella del risanamento di una delle più importanti e necessarie emergenze che oggi vive il Comune di Messina. Noi saremo conseguenziali, il governo Musumeci, così come ha promesso, metterà in campo innanzitutto la richiesta di dichiarazione di emergenza per la stessa città, ma metteremo in campo anche risorse finanziarie importanti, imponenti, che andremo a reperire dalla legge 10, ma non solo, metteremo in campo anche tutto il nostro sostegno anche nei confronti del governo nazionale, ove ne sarà necessità per poter attingere a ulteriori risorse. Dobbiamo rimuovere questa vergognosa, la possiamo dire, senza tema di smentita, emergenza. Dobbiamo restituire dignità a Messina e ai messinesi, dobbiamo ridare credibilità alle istituzioni, a iniziare dal Comune di Messina e a continuare anche dalla Regione Siciliana. Assessore, io la ringrazio a nome di tutta la città di Messina e porto anche il nostro ringraziamento al Presidente Musumeci.